Oh, Yovana, sono così contenta di vederti. Sei sempre la solita ipocrita, Anna carina. Che sei venuta a fare qui? Volevo parlare con te. Io non ho niente di cui parlare con te, è chiaro? Tu sei un'imbrogliona e per colpa tua ho rischiato tutta la mia carriera. Dai, almeno ascolta che cosa vuole dirti. Tu non intrometterti, ragazzina, e tu vattene. Vattene o ti caccio io a calci. Ehi, aspetta, Yovana, calmati un po'. Non mi dire di calmarmi, Aleandro. Lo sai molto bene cosa mi ha fatto quest'ipocrita odiosa. Esattamente, Yovana. Sono venuta qui per chiederti scusa per tutto il male che ti ho... Sta zitta, Anna carina. Questa volta non mi farò raggirare. Per favore, Yovana, credimi. Sono molto pentita. Non ti credo, chiaro? Falla finita e vattene. Yovana, abbiamo un problema. Ti chiedono i danni per tutti i concerti che sono stati annullati. A me? Mm-hmm. No, questo non è possibile. Cavolo, Victor, guardati! Non potevi almeno stirarti un po' i vestiti prima di uscire no, di casa? No, mi dispiace, non hai sentito tua madre. Se non mi sbrigavo, niente servizio fotografico. Ah, non ci credo, Victor. L'avrà detto solo per spaventarti e basta. Io sì, ci credo. Tu sai come sia quando si arrabbia. Questo è vero. Per quanto riguarda le foto, tu credi davvero che Cheryl vorrà venire? Ma immagino di sì. Beh, perché se no, se uscirei da solo su quelle foto, poi vedrai quante fan ti salteranno addosso. Quali fan, Orghe? Io non credo che in giro esistano delle mie fan. Victor! Certo, piccola. Via quelli della rivista che o tu da sola o niente foto. No, Gustavo, questo non posso farlo. Senti, mi piaccia o no, Victor e io abbiamo vinto e usciremo sulla copertina della rivista insieme. Non se lo merita proprio, quel tipo è stato molto scorretto con te. Sono pronta, andiamo. È quasi ora e non possiamo far aspettare il fotografo. Non so ancora come farò, Cheryl, ma chi sarà sulla copertina con te sarò io. Andiamo? Tanta agitazione per una porta chiusa. Sì, perché ho lasciato la chiave dentro. Prima ci hanno fatto prendere un bello spavento, Cheryl. Beh, per me è molto importante perché tra pochi minuti iniziano le lezioni. Va a farti dare un'altra chiave, allora. Già. Il fatto è che è la quarta volta che mi capita, mi vergogno di dirlo. Bene, cosa vuoi che facciamo? Io non so che fare, non apro le porte con la forza di tuo zio. Sta tranquillo, Ricky, qui ci vuole pura forza bruta. Guarda e impara. No, dai, lascia stare, Andrew, prendo l'altra chiave. No, tranquilla, non è necessario. Che c'è, pappa molla? Non hai mangiato oggi? Andrew! Ah, che male! Che ti sei fatto? Mi sono slogato una spalla! No! Ah, Victor, non posso crederci, incontrarti così per strada! Scusa la domanda, io ti conosco? No, figurati, però io sì ti conosco bene, ho seguito tutta la tua carriera, i concerti che hai fatto con Yovana, con Cheryl... La mia carriera? Se sono solo ai primi passi! No, non fare il modesto, Victor, guarda che tu sei già una stella in ascesa! Ah, ok, allora si può dire che tu sei una sua fan! Beh, sì... Ah, ragazzi, io adoro il mondo dello spettacolo. Il mio sogno è intervistare celebrità, sapete? No, aspetta. Allora si può anche dire che il ragazzo qui è una stella. Anzi no, un astro in ascesa. Sì, ridi. Senti, ho fretta, devo andare, ma è stato un piacere conoscerti, ok? Permesso? Sai, mia cugina mi ha detto che sei molto simpatico, però non mi ha detto altro. Tu hai una cugina che mi conosce? Ah, sì, ho dimenticato di dirtelo. E chi sarebbe tua cugina? Guarda, eccola lì. Paola! Ciao, Victor. Ciao, Paola. Che ci fai qui? Mi sono appena iscritta all'Accademia. Cosa? Tu ora studierai qui con noi? Mm-hmm. Sì, è così. Paoletta è sempre stata la mia allieva preferita di musica, visto che adesso io insegnerò qui. Che coincidenza, vero? Sì, che coincidenza. Ehi, mi è appena venuta un'idea geniale. Tu conosci bene ogni angolo dell'Accademia. Potresti farla vedere a mia cugina e a me? Ah, sì, Victor, dai! E così parliamo anche un po'. No, non posso. Ho il servizio fotografico per la rivista. Ah, le foto con Cheryl? Sì, certo, con Cheryl. E li farete nell'aula di musica, no? Ah, sì, proprio lì. Ah, bene, allora ne approfitto e vengo con voi. Noi ci vediamo più tardi in classe, sì, ragazzi. Sì, va bene. Ciao, a dopo. Ciao, ragazzi, ciao. Andiamo. Non serve che tu mi dica niente, cuginetta. Ho già capito tutto. A te piace Victor, vero? Beh, sì. Però non ho nessuna speranza. Tu non preoccuparti. Lascia fare tutto a me. Ti dico io come fare a conquistarlo. Io vado avanti.
Oh, Andri, ti fa molto male. Troppo. Quanto mi dispiace, è stata tutta colpa mia. No, non è niente, no, tranquilla. No, tranquilla, niente. Devi farti visitare da un medico. Ricky sta cercando un taxi, vieni. Insomma, quelle camicette sono già super out, perché... Amiche, anche voi vedete quello che vedo io. E adesso perché la campagnola se ne va in giro abbracciata con Andri? Che succede? Allora, Nico, non dovevi fare tu le foto? Sì, spiegaci, perché il fotografo che ha mandato la rivista è mio fratello. Ecco, io non so che cosa dire. Sta per confessare? Christian, sta per confessare? Esatto, anch'io non ho parole. Questa è una mancanza di rispetto, ecco che cos'è. Scusate, di che cosa state parlando? Come una mancanza di rispetto? Quelli della rivista sono degli incompetenti. Sono già tre volte che mandano un fotografo alla stessa medesima location del maestro Nicola. E si crea sempre confusione. Qual è il vero? Qual è l'impostore? Ne arriva uno, ne arriva un altro. Esatto! Io sono un artista e non tollero più queste umiliazioni. Quindi sapete che c'è, io rinuncio a Super Pop. Ma che dici, Nico? E io come faccio adesso? Tranquilla, dolcezza. Risolverò questo imprevisto. Non ti lascerò nelle mani inesperte di un qualunque fotografo. Ora basta, Cavernicolas! Sei un bugiardo! Sei stato smascherato! Oh, che bello! Manca poco alla tua festa dei 15 anni! Già ti immagino con un vestito straspettacolare, super fashion! E con una pettinatura super alla moda! Sarò al centro dell'attenzione! La più bella stella della serata! Mega super oof! Ma guarda, Ari, stai bene, sì? Perché ti vedo leggermente sperduta nel tempo e nello spazio, lo sai? Già, conosco un negozio di giocattoli dove potresti trovare un altro peluscino! Oh no! Non sto così per Ricky, sapete? Io sto così perché mi ha fatto rabbia vedere Andri con quella campagnola di Kelly. Hello! Ok, questa non era una storia già archiviata e superata? Ah, non lo so, amiche. Sapete, io credo di provare ancora qualcosa per il mio ex cuoricino. Allora usa gli artigli, vai e sbranala. Quella campagnola di Kelly non l'avrà vinta. Sì, hai ragione. Sai una cosa? La tua festa io lo riconquisterò, è chiaro? Yuvana, che ci fa qui Anna Karina? Quella grande ipocrita vuole chiedere perdono. Magali, a me ora preoccupa più questo. Ah sì, anche io sono preoccupata. La cifra richiesta è molto alta. Sì, questo lo vedo. Magali, cosa possiamo fare? Beh, la cosa più logica è negoziare con i produttori. Ma non possiamo farlo da sole. Dobbiamo assumere un avvocato. Chi dovrà assumere un avvocato è Kelly. Perché lei è la colpevole di tutto questo. Visto che ora è, e la prof niente, non arriva. Avrei potuto farmi la manicure nel frattempo. No, meglio ancora. Ragazzi, approfittiamo di questo tempo per parlare di cose più importanti. Come per esempio, il vestito che mi metterò ai 15 anni di Rosemary. Un'altra volta. Ci ha detto almeno 500.000 volte come sarà. No, basta, sei troppo monotematica, lo sai. Sì, perché voglio che sia ben chiaro il modello. Voglio assicurarmi di avere l'esclusiva. E poi, ho già cambiato il colore. Adesso... Ah sì, è così spettacolare da lasciarla ammutolita. Dai, continua, sembri il motore di un'auto in panne. Scusate, questa è l'aula di recitazione? Io sono nuovo e mi sento un po' sperduto. Sì, tranquillo, è questa, benvenuto Andres, qui all'Accademia. Bene. Victor, aspettami. Perché mi tratti così? Paola, non voglio altri problemi e non voglio nemmeno darti false speranze. Perché ti comporti così, come se non fosse successo niente? Noi dobbiamo parlare. Ok, lo faremo senz'altro, però prima ho il servizio fotografico. È molto tardi e mi stanno aspettando, ok? Cool. Allora, ci vediamo dopo, eh? Ok. Aspetta. Però non puoi comparire sulla rivista con quella faccia da cane bastonato. Non cambi mai, vero ragazzina? Paola, sei qui con Victor. Somos Dio.
Ciao, Cheryl. Come stai? Bene. Bene, grazie. Io sto alla grande. Anch'io sto alla grandissima. O meglio, stiamo, giusto? Perché a Victor e a me va tutto molto bene. Sì, lo vedo. No, aspetta, aspetta, Paola. Senti, tu ed io dobbiamo chiarire una cosa. Victor e Cheryl. Sono felice di vedervi. Vorrei parlare con voi due. Anna carina. Tu che ci fai qui? Ciao, belle ragazze. Hello. Ciao, principessa, come stai? Sono sorpresa. Che ci fai qui? Mi hai messo un segnalatore satellitare o qualcosa del genere? No, no, niente del genere. Ho solo deciso di studiare recitazione prima di tornare al mio lavoro. E beh, mi hanno detto che questa è la migliore accademia di Caracas. Vero. Non posso negare che i corsi qui sono super uff. Anche se c'è della gente un po'... In gran maggioranza sono dei loser. Eccetto moi e le mie amichette. Davvero? Io avevo pensato di farmi presentare qualcuno dei vostri amici. Oh. Sapete, per introdurmi nell'ambiente. Hello? Ah no, caro, non ci sperare. È chiaro, noi tre siamo troppo in per frequentare questa gentaglia di quarta categoria, capisci? Però c'è un posto dove puoi conoscere la gente più nice di tutta Caracas e di tutti i dintorni, sai? Ah, e qual è? È l'evento sociale più atteso di tutto quest'anno. I 15 anni di Rosemary. Ah, sì? Voglio sperare che mi inviterai, allora. Nicholas, è arrivato il momento di svelare questa bugia. Shh, sta zitto. Di quale bugia sta parlando, Nicholas? Della grande bugia che è stata raccontata a tutti, dolcezza. Gli extraterrestri sono già tra noi. E dove? No, non essere sciocca, per favore. La verità è che Caver Nicholas non è un fotografo, chiaro? È la verità, Nicholas? Deve esserlo, perché io non l'avevo mai visto. Bene, bene, qual è lo scandalo? Ah, fratellone, questi mocciosi dicono di essere i fotografi di Super Pop. Noi lo siamo! Falso! Come la teoria sugli alieni. I fotografi di Super Pop, l'unico fotografo ufficiale della rivista. Qui sono io. Voglio chiamare immediatamente quelli della rivista. Quelli della rivista? Mi sembra una splendida idea, signor fotografo, unico e vero. Vada. Così mi piace, mia Batgirl. Vieni qui, vieni. Sciocca, che stai facendo? Se smascheri Nicholas, non ti filerà mai. Se ci rifletti bene, Juan Carlos ha ragione. E tu chi sei? Che domanda, la voce della tua coscienza. Cosa? Sarà la parte sciocca della tua coscienza. Tu devi dare ascolto a me. Oh no, non litigate, per favore, e ditemi cosa devo fare con Caver Nicholas. Devi fare la cosa giusta, mia cara. Senti, se lo smascheri, perderai il suo amore per sempre. Al contrario, mia cara. Se vuoi tenerlo legato stretto a te, fallo soffrire. Questa è la tecnica. Oh, non so cosa fare, che indecisione. La cosa giusta, Barbara. Fai la cosa giusta. Imbroglialo! Baby, chi ti prende? Non mi abbandonare, amore mio! Ah, basta che appiccicoso, mamma mia! Per favore, ascoltate bene, ho una cosa molto importante da dire. Ecco, dunque, vi volevo dire che è tutta una burla. Nicholas, è un fotografo professionista. Che cosa? Ah, sì? Certo! Nel dubbio, ridillo! È la verità, ragazze. Caver Nicholas, insomma, Nico, è un fotografo professionista e lo può facilmente dimostrare scattando le foto qui. Qui? Vista sciocchina? Te l'ho detto che avrebbe dato retta a me. Già, dai sempre fastidio. Sì, poi ne riparliamo. Ehi, bello, non ci vedi? Ciao, Aran, scusami. Ah, che ti prende, Luciano? Stai ancora dormendo, eh? No, amico, è solo che ero un po' distratto, tutto qua. Senti, è confermato, vieni alla partita di baseball oggi? Amico, è vero! Che succede, Aran? Non mi dire che ti sei scordato. No, è che devo vedermi con un'amica. Non preoccuparti, verrò solo un po' più tardi. Ok, fa niente. Come? Non mi rimproveri perché arriverò tardi alla partita? E non mi chiedi chi è la mia amica. Questo non è da te, sai, Luciano? Che c'è? È successo qualcosa? Beh, sì, più o meno. È solo che ti ho fatto una cosa e ora, pensandoci bene, è stato uno sbaglio. Che hai fatto? Ecco, io
Ho dato a Gustavo l'indirizzo di Sheryl. Che cosa? Dico sul serio, ragazzi. Devo parlare di una cosa molto importante con voi due. Anna Karina, che cosa ci fai qui? Anzi, no, meglio se non me lo dici, perché ora ho già abbastanza problemi per dover affrontarne un altro. Ok, ok, ok. Tu sei venuta a parlare con noi come se non fosse successo niente. Sentite, ragazzi, lo so che ce l'avete con me. E vi chiedo davvero perdono. Ma sapete una cosa? Io sono cambiata e sono venuta qua per chiedere perdono a tutti. Tesoro mio, perché non vai a raccontare favolette a qualcun altro? Almeno lasciami parlare, Sheryl. Sono venuta perché è una cosa molto importante per voi due. Tu? Una cosa importante? Scusa, Anna Karina, ma non ti credo. Importante non solo. È fantastica. Ho conosciuto un produttore musicale che vuole rappresentare voi due. Che ne pensate? Che posso pensare? Sarà un'altra bugia. Dici davvero? Sì, è un produttore veramente importantissimo. Lui è da anni in questo ambiente. E la cosa più bella è che vuole farvi cantare insieme. Che peccato, perché io e Victor non cantiamo più insieme. E non lo faremo mai più.